questa è stretta qualità. 300 secondi la mia domanda. Albano, benvenuto. Buongiorno. Allora, intanto dobbiamo chiarirci subito, dove sei fisicamente? Fisicamente a Cedino San Marco, vicino a un fuoco acceso, con un bel tè di fronte a me e degli arance da sballo. No, te lo chiedo perché sai che qui non ci si può muovere, siccome tu sei sempre richiesto, Russia, Kazakia, tutto il mondo ti vuole, ma... volevo capire se eri in Italia, tutto qua. È un anno che sono bloccato anch'io. Allora, ma proprio bloccato. E come la vivi? Come la vivi questo stare chiuso? Per carità, io, tu sai che conosco la tua, cioè la dimora di Albano, tanto per farci capire. E come se inizia a Milano e finisce a Bergamo? Cioè, questa è una battuta di Grillo. È una battuta di Beppe Grillo, l'hai fatta tu, ma No, perché ha fatto Milano-Bergamo, avrà fatto Milano-Torino lui, o Milano-Genova. No, è pazzesca, c'è un muro infinito, agrumi, vino, vigne, eccetera. Allora, sei in piena attualità, ti spiego per un motivo. Sapendo i tuoi rapporti stretti con Putin, giusto? Beh, stretti no. Insomma, con la... in più occasioni. Ti apro una parentesi, ma non voglio disturbare il tuo discorso. Il giorno 7 di giugno sarò a Budapest per cantare nell'arena di Budapest alla presenza di Putin, eccoli, Urban e Aliyev. E Salvini non avete messo. Manca Salvini. Manca Salvini per stare sull'attualità. Ci sarà anche Salvini. No, ma la mia domanda in questo tuo lancio si innesca benissimo. Volevo sapere, e questo serve anche al nostro Galanto che è pronto sui social a far partire tutto, se hai mai conosci questo ufficiale, questo capitano di fregata Walter Biot, ai quali i russi pare abbiano chiesto qualche favore, no? Qualche documento. No, niente. Non ho avuto modo di conoscerlo. Vabbè. Però sai, la domanda è d'obbligo, oggi siamo in stretta attualità. Scusami, adesso, al di là degli scherzi e delle ironie, secondo te è corretto che si possa andare, che ne so, a Londra, ma non ti posso, tu da Cedino San Marco in realtà non puoi neanche andare a farti un giretto, guarda, che ne so, a Potenza, Matera. Chiamiamole pure pazzie all'italiana, o italiane, vedete? È un assurdo inaccettabile, io non so da dove escono certe idee, come fanno a sorgere, a sbocciare idee del genere. Sicuramente c'è all'estero, una struttura. Sì, in Italia no. Che qualcuno ce lo spieghi. No, perché noi abbiamo Albano, c'è Luigi che difende sempre tutto quello che viene fatto e viene sempre difeso da Luigi. Io qualche attacco lo faccio. Sentiamo Luigi. No, io stavo solo semplicemente smorzando un po' i toni. È una misura che arriva dopo un anno difficile. E maestro Albano è con noi, lo ringraziamo questa mattina, ci dedica un po' del suo tempo. Come è stato questo anno? Perché all'inizio... No, però scusa, rispondi ad Albano, perché lui dice... Sono d'accordo con lui. Oh, è un evento! È d'accordo con Albano e con Giletti. C'è qualcosa che non va, effettivamente. Ma dicevo, un anno così complesso, i primi mesi eravamo tutti contenti, si cantavano tante delle sue canzoni, Albano, dai nostri balconi. E adesso forse sono passati un po' di mesi, siamo un po' meno felici. No, felicità non si canta più, guarda, te lo dico io. Felicità non si canta più. È meglio farlo, eh. Mettere benzina nel motore. Ma cosa non va di questa decisione? Cosa ti disturba di questa decisione? Lo sballamento del trattamento. Cioè, in Italia non si può andare, all'estero sì. Già questo è un assurdo inaccettabile. E lo fanno i nostri politici. Ma ci pensano prima di lanciare bordate del genere? Si fermano un attimo a pensare all'animo degli italiani, come stiamo vivendo da un anno e qualche mese, e queste assurdità. Io capisco, dobbiamo difenderci da questo maledetto virus, ma dobbiamo difenderci dal virus, non neanche da quelli che ci impongono il modus vivendi. Cioè, siamo adulti, certo, qualche errore c'è stato sicuramente da parte degli italiani, però c'è anche tanta accortezza. Galanto, che è un uomo della Stasi, ha rapporti con i servizi dell'AISE, eccetera, mi informava in tempo reale che ci saranno oltre 70.000 agenti, tra carabinieri e uomini della forza dell'ordine, a controllare
gli spostamenti, il Viminale è molto stretto, il rapporto con Galanto, quindi 70.000 persone delle forze dell'ordine che controlleranno se tu puoi andare lì e puoi andare là. Beh, ma di fronte a 60 milioni di italiani a che bastano? Niente. Ma soprattutto staremo a vedere se insomma si metteranno a controllare. Ma poi l'italiano non può andare contro se stesso. Certo, qualche botta di leggerezza c'è sicuramente, ma sa che basta mettersi in una zona al sicuro, poter camminare, correre, spiagge libere ce ne stanno ancora, boschi ce ne stanno tanti, montagne ce ne stanno tanti, quindi riprendiamo. Ma tu ossigeno. Cosa avresti fatto, scusa, per dare una discontinuità, no? Perché si parla molto della discontinuità tra Draghi e Conte, in realtà stiamo vedendo che poi alla fine chiusi a Pasqua eravamo, chiusi dopo un anno siamo qui, cosa avresti fatto più o meno? Io penso che chiudere gli italiani in casa è un affronto che non si può. Avrei fatto le famose mascherine, non una ma tre per ogni persona, e andare in giro, non stare uno a distanza di 4 metri dall'altro, ma tutti fuori dalle case. Anche perché stare all'aperto è dimostrato, l'altro anno ci fu un calo fortissimo nell'estate, perché più stai all'aperto, ossigenarsi è importante, e penso che sia una azione anti-Covid anche quella, ossigenarsi. Chi hai vicino? Chi è che hai vicino? Chi è che hai vicino in questo periodo? In questo momento sono soltanto io. E i tuoi figli dove sono? Dormono tutti. Ah, dormono? Figlio, tesi, dormono tutti. Io sono sveglio già dalle 6. Vabbè, allora noi ti dobbiamo ringraziare per questa giornata. Che ore sono esatte? Sono le 8 del mattino. In realtà, Albano, vabbè, noi non vanno a scuola neanche, quindi siamo in vacanza. Abbiamo ascoltato poco fa, prima di salutarla, di Rose di Spine, il suo grande successo di Sanremo 2017, che un po'... No, chiamalo pure il grande insuccesso di Sanremo. Beh, però una canzone che... Mi hanno sbattuto fuori a prima serata. Non mi era mai successo. E però sei stato profetico. Onorata carriera. E però sei stato profetico, perché il mondo, il momento che viviamo è di rose e di spine. Quindi bravo, c'è. Quindi bravo, c'è. Hai quindi captato. C'è. Quindi c'è. E quindi... Il nesso c'è. Come ne usciremo? Il nostro paese come sta affrontando questa cosa? Guarda, al di là delle penso in scala... In scala maggiore, penso, mi spiego bene, l'essere umano ha sempre vinto contro le pandemie, contro le calamità, contro le guerre, contro le dittature, e vincerà anche questa volta. Non dimentichiamo che esattamente 100 anni fa 100 milioni di persone sono morte per colpa della spagnola, che era la sorella di questo maledetto Covid. L'hanno... Cioè, morta di morte naturale, ma l'hanno combattuta bene. Vinceremo anche questa volta qua. Lì ci sono voluti 2 anni, qua penso 1 anno e mezzo ce la facciamo, dai. Senti, l'uomo ha sempre vinto contro le disgrazie. Prima di lasciarti, anche se mattina, sì, mi fai non l'acuto, perché non si può chiedere acuto a quest'ora, ma un passaggio nel sole, una serie di acuti, io. No, piccolina, e nel sole io verrò da bello, te, quella lì, quel pezzetto, no, io no, con te non posso proprio, vai a farla tu, quel pezzettino lì solo. Quando il sole tornerà, mamma mia, e nel sole io verrò da te. Non male. Grazie grandissimo mille. Alle 8. Grazie davvero ad Albano. Grazie Albano, alle 8 buon e 20 tutto. Un acuto di questo livello grandissimo. Grazie, ciao. Ciao.